Un incontro con la compagnia portuale di Salerno e tutti i soci della cooperativa lavoratori dello scalo. Il giorno dopo la visita di Vincenzo De Luca, gli operatori si dicono soddisfatti perché c'è bisogno di sempre maggiore attenzione per il porto. Incassata la modifica legislativa che ha trasformato i dipendenti in lavoratori, ora si guarda al futuro. A cominciare dagli interventi infrastrutturali decisivi per lo sviluppo dello scalo, dal dragaggio al collegamento con gli assi autostradali. C'è bisogno di un processo di trasformazione omogeneo del supporto sia delle istituzioni, dei sindacati e delle imprese, proprio per favorire la realizzazione di un sistema logistico portuale in grado di garantire sviluppo, occupazione e lavoro sicuro intorno a tutto lo scalo salernitano. E ci chiedevamo tra noi imprenditori, tra noi imprese, come si fa a favorire la realizzazione di questo sistema, di questo sviluppo? E ci siamo dati una risposta, che l'unico metodo sono le infrastrutture. Abbiamo detto che la realizzazione del dragaggio definitiva permetterebbe di portare nel porto navi di grandi dimensioni, quindi il cosiddetto gigantismo navale, e quindi di essere competitivi con gli altri porti d'Italia e d'Europa. Ma c'è anche un'altra partita decisiva, vale a dire la realizzazione del parcheggio multipiano, che potrebbe catalizzare investimenti e generare occupazione. Garantirebbe al porto di Salerno e alla città di Salerno non solo un'entrata e un'uscita di auto e trailer importanti, ma garantirebbe proprio alla compagnia portuale più possibilità di lavoro, di occupazione e anche assunzioni in questo caso. Per non parlare poi che si scaturirebbe un effetto di lavorare con più sicurezza e anche di efficacia da parte dei miei operatori.